Prevenire e contrastare i fenomeni della violenza e insegnare ai giovani a stare assieme. Il frutto dei laboratori scolastici del progetto Guardami negli occhi, realizzato dal gruppo Abele di Torino. Andrea Tinari. Giocando, facendo un'attività fisica, piuttosto che ascoltare la musica, piuttosto che trovare qualcuno con cui parlare, piuttosto che andare a fare una passeggiata. Sono i rimedi, in fondo antichi, che in una comunità sociale unita e coesa che funzioni dovrebbero essere la regola, antidoti alla devianza giovanile dal bullismo. Mali al centro del progetto Guardami negli occhi, realizzati dal gruppo Abele con il sostegno del Dipartimento Pari Opportunità del Ministero. Un lavoro fatto in 12 scuole di Torino, cercando di far interiorizzare ai ragazzi, attraverso giochi, interazioni, collaborazione di operatori sociali, temi importanti come il bullismo e la violenza, ed eliminare le basi dei fenomeni di intolleranza o discriminazione che poi si manifestano con un esito penale, dove prevenire è meglio che punire. Ormai da 3 anni noi lavoriamo con le scuole in modo sistematico, cercando di creare intorno alle scuole la comunità educante, che vuol dire far collaborare le forze dell'ordine, il volontariato, le altre istituzioni, i servizi sociali, i servizi di psicologia, soprattutto però potendo dare ai ragazzi uno spazio di creatività. Ed il frutto del lavoro fatto con gli studenti, elemento premiante ma anche una vetrina verso l'esterno, sono 8 videoclip realizzati attraverso le loro voci ed emozioni. Stereotipi? Occhio, non siamo tutti uguali. A volte si sbaglia, si giudica, si ferisce.